Ciao e bentornati sul mio canale YouTube My3DApple. Oggi per un nuovo video che riguarda Blender, in questo caso la forza di Leonard Jones. Andremo a vedere cos'è e come applicarla per creare delle simulazioni. La forza di Leonard Jones è molto particolare, è molto fisica e matematica, per quello ci tengo a dedicare un unico video. Io ne ho fatti altri su altre forze proprio perché è particolare. Cercando su internet, io stesso ho trovato solo due tutorial, uno in inglese e uno in catalano, perciò mi sono preoccupata di volerlo fare anche in italiano per far sì che possa essere a disposizione di tutti, che possa essere facile da capire. Questa non è una lezione di fisica, è una lezione che vi farà vedere, com'è, dove trovarla in Blender e come inserirla in una scena. Ci tengo comunque a leggere quello che è la descrizione della forza di Leonard Jones. L'ho trovato anche sul manuale di Blender, se lo cercate lo trovate. Il campo di forza Leonard Jones è una forza a corto raggio con un comportamento determinato dalle dimensioni dell'effettore e delle parti e della particella effettuata. A una distanza inferiore alle dimensioni combinate, il campo è molto repulsivo e dopo quella distanza è attraente. Poi ho trovato anche che il modello di Leonard Jones descrive l'energia intermolecolare potenziale tra le due particelle in base ai principi delineati. La forza viene ricavata a partire dall'espressione precedente per il potenziale utile per simulazioni di dinamica molecolare. In questo caso c'era scritto che questo tipo di forza viene utilizzata per le simulazioni di gas nobili. Una cosa che io non farò in questo esempio, a scena ho messo un piano con delle particelle. Adesso andremo a vedere anche come. Quindi avete capito dalla descrizione che è molto particolare, non entrerò in questo dettaglio, però per quello che ho capito io è una forza che attrae e poi respinge in varie direzioni, come se attraesse verso di sé le particelle per poi farle esplodere e lanciarle verso l'esterno. Allora, ripeto, in scena io ho messo un piano al quale ho applicato delle particelle a forma cilindrica, in questo caso andiamo a vedere le proprietà delle particelle. Ho levato, e a video si vede, la gravità l'ho abbassata a zero. Faccio partire un attimo l'animazione, play, con la barra spaziatrice. E vedete che cosa sta succedendo. Adesso provo a spostare un attimo praticamente la mia sfera, la sposto. Cosa succede? Se io faccio partire l'animazione, non succede niente, le particelle stanno fluttuando proprio perché hanno una gravità zero e rimangono lì. Io ho applicato la forza di Leonard Jones alla sfera. Se io vado a vedere le particolarità di questa forza in Physical Properties, vedrete che ho applicato qua a sinistra Leonard Jones per ogni punto. Io avevo già specificato cosa vuol dire point, line, plane, surface e every point. Praticamente è il modo in cui agisce la forza sui vari assi X, Y e Z. È il modo di repulsione. Io potrei spiegarvelo adesso brevemente, però consiglio di andare a vedere i miei tutorial precedenti. In poche parole, cosa vuol dire? Line, il campo originato sull'asse Z, point, il campo viene originato dal centro dell'oggetto, e poi c'è anche plane, che viene praticamente il campo viene originato dagli assi X e Y. Andate a vedervi le spiegazioni. Poi c'è surface. Il campo viene originato dalla superficie dell'oggetto, every point in tutti i punti. Allora, in questo caso lasciamo every point con una forza a 50.000. Ricordo che le forze si attivano andando ad aumentare lo strength. Quindi, cosa succede se io a video, adesso rientro nella 3D view, mi sposto, vado a ripescare la mia sfera e con G la sposto in mezzo e faccio partire l'animazione. Succede, vedete, che le particelle vengono esplose verso l'esterno, quindi le attrae verso di sé
per farle esplodere, per lanciarle nelle varie direzioni. Quindi è questo il significato. Io attraggo una particella verso di me e la respingo. Vediamo se cos'altro ha. Anche Leonard Jones ha il falloff, una distanza minima e una distanza massima che può essere aumentata o diminuita. Può essere anche cambiato lo shape del falloff, sfera, tubo o cono. Praticamente indica sempre l'angolatura, se io lo vado ad aumentare, se lo vado a diminuire. Cosa succede? Distanza minima e distanza massima del falloff. Nei miei video precedenti spiego meglio che cosa vuol dire. Praticamente è la distanza minima o massima per la repulsione delle particelle. Adesso un attimo la disattivo. Può essere inserita come icona di sfera, tubo o cono. Every point, poi c'è line, surface. Surface la trae verso di sé e le respinge proprio dalla superficie. Lo vedete qua in alto cosa vuol dire. È molto particolare ed è difficile anche riuscire a fare degli esempi e delle simulazioni concrete, veritiere al 100%, proprio perché è una forza particolare. Adesso stoppo un attimo l'animazione, sposto in più, vediamo che succede. Voi dovete tenere presente che la forza di Leonard Jones attrae e poi respinge. È meglio se in scena ci sia un oggetto con un'emissione di particelle e venga applicata la forza ad un altro oggetto che possa fare da propulsore, come in questo caso, che attrae e respinge. Poi sperimentate anche voi, fate degli esempi, cercate di capire. Ripeto, non è facile poterla utilizzare, di difficile creazione come simulazione, però potrebbe essere interessante. Io ho cercato di fare questo tutorial anche in italiano. Quindi applicate un oggetto che possa emettere delle particelle, applicate la forza di Leonard Jones ad un altro oggetto, aumentatela quanto più potete. Io l'ho messa a 50.000 perché ad un valore minimo ho notato che funziona molto, molto poco. Wind factor deve essere a 1000. Deve funzionare con un buon fattore di potenza e poi fate degli esperimenti. Io spero che questo tutorial possa essere utile e vi sia piaciuto. In tal caso mettete un like. Se vi interessa questo tipo di tutorial sulle forze, potete iscrivervi al mio canale My3D Apple e attivare le notifiche in alto a destra. Ne farò degli altri. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video e al prossimo. Ciao!